Filippo De Cello, storico allenatore della Garibaldina. Siamo qui per il primo memorial Angelo Colosimo e Sandro Spina allo stadio Antonio Leo, dove le vecchie glorie della Garibaldina affronteranno una selezione delle vecchie glorie del Catanzaro. Eh sì, è una ricorrenza importante, legata a due personaggi che hanno fatto parte della storia della squadra, che purtroppo ci hanno lasciato anzitempo. Io in particolare ho cresciuto Sandro fin dai giovanissimi, e poi con me ha fatto oltre 300 partite. Ed è stato un perno della squadra, oltre che un caro ragazzo. La sua scomparsa ci ha lasciato diciamo attoniti, adorati, e comunque è doveroso, diciamo, ricordare lui, così come Angelo Colosimo, che è stato per anni il portiere della Garibaldina e poi anche allenatore. È stato anche allenatore con me nel lungo periodo in cui ho allenato la squadra. Vorrei ricordare comunque, oltre a loro due, anche tanti altri ragazzi più o meno giovani che ci hanno lasciato, che verranno comunque poi ricordati nella veloce funzione che ci sarà prima della partita: Piero Totino, Ettore Costanzo, Giacomino Bianco, Mario De Grazia, Cardamone Giacchino, tutti i ragazzi che comunque ci hanno lasciato prematuramente. Il memorial è per loro due, ma è anche per questi altri.